Buonasera e ben trovati con un nuovo appuntamento di diritto di replica. Sarà una puntata speciale perché non parleremo dell'attualità politica cittadina né dei tanti problemi che riguardano Civitavecchia. Abbiamo voluto dedicare questa trasmissione al 25 aprile. Domani si festeggia la liberazione, 70° anniversario e sono state organizzate una serie di iniziative, quelle solite canoniche, istituzionali, le varie corone di fiori che saranno depositate in diversi luoghi simbolo della città, ma è stata organizzata anche una manifestazione particolare perché ci sarà anche un corteo. Ne parleremo questa sera con due dei promotori di questa iniziativa che vado subito a presentare, Cesare Cagliazza della CGIL, buonasera. Buonasera. Buonasera, E Roberto Sansolini dell'ARCI, ma anche dell'ANPI, duplice veste questa sera. Dicevamo, sì. la manifestazione, bene o male, possiamo dire, è quasi un classico, no, per il 25 aprile, però immagino anche per questo anniversario, 70 anni, insomma, un anniversario quindi importante. È per questo che avete deciso di organizzare anche un corteo? Sì, questo è un anniversario, il 70° dalla liberazione, una data importante, rilevante, che ci sembrava doveroso. Tra l'altro, in questa stagione, nella quale la Carta Costituzionale è nata esattamente dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione, ci pare particolarmente oggetto di attacco violento in tema di menomazione di diritti, di principi e di valori sanciti attraverso quella straordinaria lotta di popolo che portò alla liberazione dal fascismo e dal nazismo. Abbiamo deciso quindi di onorare nel migliore dei modi il 70° con un corteo che parte esattamente da Piazza del Pincio, lì dove si svolse 70 anni fa il primo comizio per la liberazione, un comizio spontaneo con la gente che si riversò in piazza, che andò in piazza davanti a quello che era stato fino a pochi giorni prima il palazzo della gioventù fascista, il palazzo Littorio della gioventù fascista, che divenne successivamente nel dopoguerra il palazzo del comune. Quindi ci è sembrato giusto partire da quel luogo simbolo, da quella piazza, sostare davanti la lapide posta in memoria degli arditi del popolo per poi giungere al Parco della Resistenza dove come tutti quanti gli anni, almeno in questi ultimi anni, CGIL, CISL, UIL, ANPI ed ARCI hanno promosso manifestazioni negli anni passati stanziali. Abbiamo registrato tantissime adesioni anche da parte del sindaco, dell'amministrazione comunale, del Partito Democratico, di SEL, dell'Altra Europa per Tsipras. Hanno aderito i precari della scuola e gli studenti dell'UDS, anche perché quando noi parliamo di difesa dei diritti abbiamo voluto porre non casualmente l'accento sui diritti al lavoro e i diritti alla scuola, all'istruzione, al sapere, alla conoscenza, che sono esattamente quei diritti che vedranno il 5 di maggio tutto il mondo della scuola, le organizzazioni sindacali, i lavoratori, gli studenti, scioperare e dare vita ad una manifestazione nazionale a Roma in difesa della scuola davvero buona contro alcuni propositi del governo che intende invece cancellare quella che è stata la scuola pubblica così come immaginata anche negli articoli della Costituzione che ne fanno menzione. Quindi tante adesioni di partiti, di movimenti, di associazioni, noi chiamiamo l'intero mondo del lavoro, i pensionati, i cittadini a partecipare. Perché vogliamo che sia non soltanto un giorno di ricordo, un giorno di memoria, ma un giorno dal quale ripartire per riaffermare quella via maestra dettata dalla Costituzione, quella via maestra che non può che essere del lavoro, del futuro, dei giovani, del territorio. Nella seconda parte della trasmissione andrà in onda una serie di interviste realizzate da Serena Serrani all'Istituto Marconi, all'Istituto Superiore Marconi, in cui ascolteremo cosa ne pensano, insomma, i ragazzi, i giovani di questa festa. Perché poi la domanda che tutti gli anni, soprattutto negli ultimi anni, in molti si fanno è questa: ma è ancora attuale il 25 aprile? Sansolini. Io credo che la data del 25 aprile ancora non può essere definita soltanto una data storica, cioè da collocare nel profondo della storia. È una data
lontana per 70 anni, ma è molto vicina rispetto agli ideali e agli stimoli che quella giornata ha fatto vivere, perché l'Italia ancora non è un paese così democratizzato come vollero quelli che quel giorno scatenarono l'insurrezione contro i residui del fascismo e soprattutto contro gli invasori tedeschi. La gente, guardando adesso, io sono nato dopo quella giornata, però guardando, ecco, appunto, tanti programmi, tanti documenti, quell'entusiasmo della gente e soprattutto anche la voglia di partecipare, anche armati, anche a rischio della propria vita, per riconquistare sia la libertà ma soprattutto uno Stato finalmente democratico, sono stimoli che secondo me ancora oggi vanno alimentati. Credo che tra molti giovani c'è questo fermento, rispetto sicuramente a un'apatia nata in molti, nata da tante frustrazioni, la mancanza del lavoro, la mancanza di prospettive, fa calare tra i giovani grande sfiducia, però c'è da augurarsi, e si vedono anche molti segnali, che invece molti possono risentire questo spirito combattivo, ecco, chiamiamolo così, combattere per recuperare in questo caso un futuro migliore. Ecco, e quindi 25 aprile non è una data storica, appunto, messa là da leggere soltanto sui libri, ancora evoca molto di quello che c'è bisogno in Italia e che, come diceva anche Cesare un attimo fa, spesso viene rimesso in discussione. L'Italia è un paese democratico che è fondato anche sulla partecipazione dei cittadini, i cittadini veri protagonisti della loro vita. Il 25 aprile di 70 anni fa lo fece in un modo esaltante, in un modo drammatico, in un modo sanguinoso, ma in un modo anche con grandissime speranze che evocava. Oggi occorre rivitalizzare quel modo così, così importante, ecco, di essere cittadini in Italia. Il 25 aprile c'è questa manifestazione con il corteo che poi è la novità principale per questo 70° anniversario qui a Civitavecchia. Ma le istituzioni, in parte anche i sindacati, ma forse soprattutto i partiti politici, dovrebbero fare qualcosa di più, magari quando ci si avvicina a queste date così importanti per la storia della nostra nazione, secondo voi? A me pare che almeno su Civitavecchia la risposta al nostro appello, al nostro invito ad aderire e a partecipare è stata positivamente raccolta. L'ho detto prima, oltre che l'amministrazione comunale, il PD, SEL, Rifondazione Comunista, l'Altra Europa per Tsipras, tra l'altro hanno aderito anche altri soggetti importanti nel tessuto economico e produttivo di questa città, la stessa compagnia portuale, altre associazioni, altri movimenti, altri se ne stanno aggiungendo, quindi c'è un clima che sta montando anche da parte della politica. La politica, poi la dico così, quella più affine anche per collocazione rispetto ai valori del 25 aprile, che alcuni partiti non abbiano aderito. Al di là dell'adesione, però, magari qualche altra iniziativa, potremmo dire preparatoria, perché per esempio a livello nazionale, no, soprattutto nelle televisioni, sulla RAI, quelle e anche i canali tematici, da diversi giorni si vedono dei documentari proprio anche per ricordare, certo, se non addirittura per far conoscere soprattutto ai più giovani cosa è accaduto 70 anni fa. A livello cittadino, magari qualche incontro con le scuole non aiuterebbe a non perdere la memoria? Ma io penso che, intanto ripeto, siamo soddisfatti del come ci sia questa adesione e che ci sia un impegno anche dei partiti ad una partecipazione importante con le loro bandiere, con i loro vessilli, con le loro parole d'ordine alla manifestazione del 25 aprile, che è una manifestazione di tutta l'Italia democratica ed antifascista, ovviamente. Probabilmente anche noi, malgrado insomma la nostra organizzazione dei pensionati, lo SPI, è particolarmente attivo in questo, rispetto a questa questione del tramandare la memoria, quindi le iniziative fatte sulle guerre, sulla Costituzione, sull'antifascismo, che non si ferma solo alla data del 25 aprile, sono iniziative che loro fanno durante tutto quanto l'anno, ma probabilmente anche noi come confederazioni dovremmo di più
cercare di essere parte attiva nel tramandare questi valori, questa storia? E probabilmente sì, forse dovrebbero farlo anche i partiti, ripeto, più affini e che derivano essenzialmente i partiti della Costituente e quello che dopo ne è venuto. E dovrebbe essere soprattutto come prassi, lo ricordava prima Roberto, perché in quella Costituzione ci sono scritte delle cose che tu oggi puoi anche festeggiare, ma se concretamente nella vita politica vai da un'altra parte, perché affossi appunto quegli elementi della partecipazione, della democrazia, piuttosto che ledi alcuni diritti, eccetera, o magari ti metti anche in testa di rivisitare in maniera importante e perfino di demolire qualche articolo e qualche pezzo significativo della Costituzione, beh, come dire, c'è un problema, quindi non solo di memoria, ma di praticare quegli aspetti, quei valori. Poi devo dire che su Civitavecchia non dovremmo certo tutti quanti fare di più, perché la storia di questa città lo merita, la storia quella legata agli antefatti prima del fascismo, la città definita dai fascisti dell'epoca bolscevica, dove i fasci dovettero chiamare gente dalla Toscana piuttosto che da altre zone del Lazio per venire a vincere quella che era una roccaforte importante, fatta anche poi dal movimento dei lavoratori, dei portuali, da quelli dell'Italcementi, dei ferrovieri, eccetera. Evidente, quella è una storia che forse andrebbe di più valorizzata. Non tutti sanno che gli unici scontri che provarono almeno a contrastare la marcia su Roma furono gli Arditi del Popolo, avvennero esattamente in questo territorio, quindi una storia importante. Poi la storia che è legata anche alla tragedia della guerra, a quanto quel regime portò l'Italia a questo paese, quindi le stragi dei civitavecchiesi sotto i bombardamenti americani e poi tutto quello che è stato, e la lotta anche fatta, anche se sulle montagne, altrove, dalle bande partigiane di Civitavecchia. Quindi una storia che andrebbe secondo me maggiormente valorizzata, e su questo forse delle responsabilità ce l'abbiamo tutti, non ce ne dobbiamo ricordare soltanto il 25 aprile, ma dovrebbe essere un'azione più continua. Noi tra l'altro oggi ci siamo, anzi ieri, nella conferenza stampa che abbiamo tenuto alla CGIL, sì, presso la sede della CGIL, insieme con CISL, UIL, appunto AMPI, ARCI, Unione degli Studenti e Precari della Scuola, ci siamo impegnati per il 14 maggio, data purtroppo tristemente nota, diciamo, sì, per questo territorio, il bombardamento più pesante da parte degli alleati e quindi le centinaia di morti, la distruzione del porto, la distruzione della città. Ci siamo impegnati a mettere in piedi una giornata di mobilitazione, non solo anche lì per fare memoria, per ricordare quello che è stata la guerra, per ricordare che cosa è stata la dittatura e a che cosa ha portato una dittatura, ma per attualizzare anche quei temi, per ricordare rispetto alle sciagure di altri oggi che fuggono dalle guerre, che fuggono dagli orrori, che cercano di arrivare verso le nostre coste perché in preda alla disperazione, alla fame o alla guerra, per ricordare come eravamo noi allora e quali erano le nostre difficoltà, e per ribadire anche qua un principio fondante della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra non solo sul suo suolo, sul suolo italiano, ma ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. Credo che quella sia veramente, come la dico come Benigni, la carta costituzionale più bella del mondo, forse perché ogni articolo e ogni parola di quella carta costituzionale, come ha detto qualcuno più noto, più famoso e più importante di me, è stata scritta anche con il sangue dei partigiani, con il sangue di quanti hanno combattuto per la libertà, ed è una cosa insomma alla quale dovremmo certamente tenere di più, e non solo il 25 aprile, partiti, associazioni, movimenti. E la dico così, io vorrei fare un sogno. Tra l'altro un sogno che mi lega anche il fatto di essere nato esattamente il 25 aprile e quindi di avere questa grande, straordinaria opportunità di compiere gli anni festeggiando insieme a tanta gente la riconquista della democrazia e della libertà. Il sogno che voglio fare, partendo qui da Civitavecchia, ma immaginando anche un sogno più ampio, più largo, e immaginare come intorno a questa data noi abbiamo messo insieme tante cose,
non solo ARCI, AMPI, abbiamo messo insieme associazioni, partiti, movimenti, ma tante persone, speriamo insomma di essere anche in tanti in quella manifestazione, tante aspettative. Beh, immaginare di poter determinare una sorta, tra virgolette, di luogo sociale nel quale non partecipa solo un attore, ma partecipano tanti attori, anche perché in questa stagione, nella quale si cerca di mettere in discussione i diritti fondamentali, quelli affermatisi non solo con la guerra di liberazione, ma in 100 anni di storia del movimento operaio, delle forze progressiste, in questa stagione forse nessuno è più autosufficiente, non lo è nemmeno la CGIL, malgrado sia la più grande organizzazione sociale di massa italiana e d'Europa con oltre 6 milioni di iscritti, e quindi ognuno ha bisogno anche di altri, e la necessità quindi di mettere in rete tante esperienze, tante cose per provare a ricostruire un tessuto politico, sociale, in qualche modo di sinistra, che ritrae spunto esattamente da quella che è stata la lotta di liberazione, da quella che è stata per tanti anni una cultura veramente democratica e di partecipazione in questa città e in questo paese. Progetto di Landini? Non proprio, è il progetto che è della CGIL. E della CGIL, poi Landini lo sottolinea in maniera particolare, probabilmente lo attualizza anche attraverso una capacità comunicativa importante, però è quello che nel nostro ultimo congresso, quello di costituzione della Camera del Lavoro Civitavecchia Roma Nord Viterbo, riprendendo una parte del documento conclusivo del congresso ordinario della precedente Camera del Lavoro, abbiamo scritto esattamente così: la CGIL deve contaminarsi e deve promuovere forme di coalizione sociale, quindi come dire, questa lo possiamo chiamare blocco sociale, la possiamo chiamare coalizione sociale, ma c'è bisogno esattamente di questo, c'è bisogno. Qualche giorno fa eravamo sotto il Parlamento, ci siamo incontrati con Roberto e con i ragazzi che loro come ARCI, rifugiati e profughi, all'interno di un progetto, come dire, gestiscono e cercano in qualche maniera di dare anche un conforto umano, sociale, eccetera, e rispetto alla manifestazione fatta per dire basta alle stragi nel Mediterraneo, ci siamo incontrati lì davanti il Parlamento. Quelle sono persone che stanno aspettando le autorizzazioni, che stanno aspettando il fatto di avere permessi di soggiorno, eccetera, che io come sindacato difficilmente riesco ad intercettare, perfino nei luoghi di lavoro, perché tra l'altro sono quelle persone che vengono pesantemente sfruttate, pesantemente intimidite, eccetera, e che lui invece come ARCI è riuscito ad intercettare, piuttosto che altre, penso ad altre esperienze, ad altre situazioni, dove, come dire, rideterminare veramente un'unità. Rispetto a chi vuole dividere, a chi vuole mettere l'uno contro l'altro, cercare davvero, e questo credo che la CGIL debba stare dentro questo ragionamento, dentro questo percorso, contaminandosi anche, andando anche oltre il ruolo specifico di stare dentro le fabbriche, eccetera, ma di svolgere un ruolo sociale a tutto campo con tutti gli attori che ci stanno. Sansolini, stiamo parlando di valori che fanno parte della Costituzione, che per alcuni sono quasi scontati, ad esempio l'accoglienza nei confronti dei migranti, però poi se guardiamo nel nostro piccolo Civitavecchia, pochi giorni fa c'è stata la visita del prefetto Gabrielli, la caserma De Carolis ancora non si sa quando, ma si trasformerà in un centro di accoglienza, massimo 300 migranti. Io penso che facendo un giro per la città più della metà dei civitavecchiesi non sono così contenti dell'arrivo di questi migranti, e allora come si fa? Sempre. A fargli cambiare idea, a fargli capire che dopo tutto c'è stato un post per esempio di Morandi che ha fatto molto discutere, una foto che ritraeva gli italiani e i migranti con gli attuali migranti che sbarcano sulle coste italiane. Come si fa a capire che l'accoglienza fa parte della Costituzione italiana? Senti, prima che ti rispondo direttamente, intanto l'accoglienza è scritta nella Costituzione italiana. L'Italia, in un articolo che non ricordo quale, recita che accoglie lo Stato italiano, quindi il popolo italiano accoglie tutte quelle persone che fuggono dal loro paese a causa di guerre, carestie o persecuzioni politiche o religiose, o addirittura che non hanno la possibilità di esprimere
gli stessi diritti che abbiamo noi in Italia. Quindi il nostro popolo, e qui c'è un legame col 25 aprile, lasciamelo dire. Il 25 aprile scriviamo che noi saremo uno Stato che accoglie le persone che hanno questa... Perché? Perché noi venivamo da una storia di emigrazione, sia economica, ma anche perché no, emigrazione politica dovuta ai 300.000 rifugiati in Francia e così via. Quindi è scritto lì. Ora, quello che diceva il sogno di Cesare, lo chiamo così adesso, no? È il sogno, credo, che trae una sua origine, o se vuoi un'ispirazione, proprio nel 25 aprile. Quel 25 aprile, di fronte a un dramma epico, gigantesco, un'Italia distrutta, un'Italia massacrata, un'Italia lacerata da guerre interne, ecco, quelle forze che possono diventare le grandi forze che costituiscono la società italiana, laiche, cattoliche, ispirazioni socialiste, eccetera, si sono trovate insieme contro con un unico obiettivo. Dopo hanno ricominciato una dialettica quasi sempre democratica, qualche volta anche con delle estremizzazioni, diciamo, di rispaccare l'Italia. Ora, tu dici Civitavecchia, emigranti o rifugiati. Io sono convinto che la stragrande maggioranza dei civitavecchiesi non hanno nessun problema rispetto all'accogliere le persone che scappano dal loro paese, perché questo spirito comunque di accoglienza è nelle nostre radici. Chi è cattolico lo è per questo motivo, chi è laico ma è ispirato a profondi sentimenti democratici e di libertà generale o anche culturali, semplicemente non ha difficoltà ad accogliere, a conoscere, parlare, interloquire con uno straniero che viene dal Mali, piuttosto che dall'Eritrea, piuttosto che dalla Somalia e così via, per questi loro motivi, che spesso sono anche persone molto, molto degne, molto, ma lo sono degne semplicemente per il fatto che hanno fatto comunque un momento epico della loro vita con la stessa fuga da quelle loro situazioni. Il problema è come accoglierli. E come accoglie? E qui c'entra di nuovo quella diametrale divisione che c'è all'interno del nostro paese, che facilmente coalizza delle posizioni dentro dei partiti che nascono strumentalmente magari rispetto a un unico tema. E qualche volta con la demagogia paga, e quindi trova un riverbero anche nelle stesse istituzioni. Oggi io sento, oggi Cesare ricordava un episodio dei giorni scorsi, siamo stati tutti davanti al Parlamento a ricordare, a celebrare o a rendere più sensibili rispetto alla vicenda della tragedia, sì, della nave con 800 persone affondate, testimoniando il fatto che non siamo d'accordo con quello che sta succedendo adesso. La missione Triton è una missione profondamente sbagliata, a noi non serve proteggerci le coste da invasori. Serve, ispirati da questo 25 aprile, scusa, questo può sembrare un po' retorico, ma serve decidere come accogliere quel milione di persone che stanno in Libia, va bene, e come accoglierle, perché è un nostro dovere, tralasciando i motivi per cui questa gente sta lì e i motivi di quelle guerre e quanto noi siamo stati anche complici, se non fomentatori di quelle guerre che devastano quei paesi. Tralasciando questo aspetto, semplicemente perché sono persone che scappano dall'assenza dei diritti umani, vanno comunque accolte, e forse pure quel milione di profughi, di quel milione di persone che adesso sono ammassate sulle coste libiche, come dicono, sono un nulla rispetto ai 500 milioni di europei che potremmo accoglierle. E quindi, ripeto, torno a Civitavecchia. Civitavecchia ha avuto una terribile esperienza rispetto alla vicenda dei profughi, quando 4 anni fa, improvvidamente, in modo molto improvvido, considerando i profughi come una vicenda emergenziale, quindi affidati alla protezione civile, quindi come fosse un terremoto, un'alluvione, prendiamo queste persone e li chiudono dentro la De Carolis in un modo disumano, indegno del nostro paese, che è un paese anche ricco tra l'altro, ma anche politicamente scorretto, considerando cioè queste persone come portatori o fomentatori di disordine, di paura, che è stata ovviamente fatta poi uscire dalle case. Quindi la gente ha assimilato questo tipo di questo messaggio, collegato anche in modo molto strategico politicamente sicurezza e immigrazione, va bene, che fu la parola d'ordine di quegli anni, ahimè, brutti di governi oscuri. Bene,
Ci sono varie forme, ecco, Cesare mi citava, l'ARCI è tra le associazioni insieme alla Caritas e altre grosse organizzazioni nazionali che curano una parte, diciamo, dell'assistenza e dell'accoglienza ai migranti con dei progetti che rispettano l'uomo e rispettano anche quel principio obbligatorio dalla Costituzione, ma che è nelle nostre corde da sempre, di integrazione delle persone che cercano rifugio qui in Italia. E quindi con un progetto che ha delle modalità civili di accoglienza presso appartamenti, quindi rendere autonome questi ragazzi, queste persone, queste famiglie con le loro tragedie, aiutarli a inserirsi nel tessuto italiano attraverso corsi di lingua italiana, ma anche attraverso soprattutto il rapporto quotidiano tra noi e loro e tentando di estendere le relazioni tra queste persone e la città civile, con le associazioni e vari soggetti. In questo caso avviene dappertutto, lo stiamo sperimentando noi da 4 anni, avviene un'accoglienza veramente degna della storia del nostro paese. Queste persone spesso vengono addirittura coccolate, se non ammirate. Invece, voglio dire, la politica, o comunque una politica sbagliata, che tende ancora a far pensare a questi vicende come problemi, alimenta la paura del diverso, che ovviamente è insita anche quello nell'animo umano, però va corretta appunto da costruire situazioni diverse. Voglio dire, noi come ARCI, ma ne sono profondamente convinto anche sul piano personale, i modelli De Carolis sono modelli destinati a fallire. Del resto soltanto da noi ci sono questo tipo di accoglienza, dei grandi centri di accoglienza, va bene? E il resto dell'Europa no, il resto dell'Europa si attrezzano le località, i territori si attrezzano ad ospitare le persone, al di là della dignità, in modo anche economicamente vantaggioso, perché dare servizi a queste persone significa creare posti di lavoro, dare opportunità a queste persone significa avere anche risorse economiche aggiuntive, la stessa forza lavoro che queste persone possono portare, fortemente motivati e se accolti nel modo giusto sono in grado di esprimere, anche in termini di impegno volontario, la loro voglia di entrare nel tessuto italiano va sfruttata, voglio dirlo biecamente. Invece trovano essere sfruttati magari dai caporali, da gente senza scrupoli. Sulla vicenda De Carolis io apprezzo l'atteggiamento che ha avuto l'amministrazione comunale di attenzione comunque, ecco, non di una immediata levata di scudi di tipo, ecco, appunto allarmistico. Si sente di dare un consiglio all'amministrazione comunale? Ma potrei dire un discorso molto, forse un po' sciocco, potrei dire, lo definisco io sciocco, però mi va di dirlo anche in questa sede, anche rischiando. Ma con quei soldi che si spenderanno per sistemare una De Carolis, un altro posto che verrà messo all'estrema periferia della città, va bene? E quindi non potrà mai interagire nel tessuto cittadino. Ci si possono comprare 50 appartamenti probabilmente, va bene? E dividere le persone negli appartamenti, ripeto, mi rendo conto che può essere anche un po' semplicistico ragionare in questi temi, però l'esperienza nostra, ma l'esperienza che poi tra l'altro riguarda oggi circa 20.000 tra i rifugiati in Italia, di questo modello, ecco, dico, è una provocazione, ecco, però il senso è questo. Questa città certamente non può ospitare 200-300 persone da integrare nel suo territorio, può integrarne quelle che fisiologicamente è giusto. In Italia c'è una sorta di tacito, una tacita valutazione di un rifugiato ogni 1.000 abitanti, no? Uh-huh. Mettiamola così in termini un po' statistiche di basso livello, quindi può ospitare un numero X, tra l'altro c'è una città che ha anche delle grosse potenzialità di uno sviluppo economico che potrebbe avvalersi di queste persone che spesso sono portatori di livelli culturali alti, di professionalità, eccetera. Quindi concentrarne 300-400 significa creare o una bomba sociale se non ben gestita o comunque creare un corpo estraneo a questa città, un ghetto per loro e un corpo estraneo a questa città che non può né beneficiare di, ecco, salvo poi che queste situazioni creano, sono figlie, ma lo creano anche le vicende che noi chiamiamo conosciute Roma Capitale, no? Quei modelli per cui l'immigrato può essere qualcosa che fa arricchire più della traffico. Che se ne approfitta, certo, perché non c'è un controllo, non c'è un'interazione tra le persone che vivono esperienze diverse sullo stesso territorio.
ci sei tu che sei chiuso dentro un ghetto e devo stare molto attento perché mi fai paura, e c'è qualcun altro che si può arricchire perché comunque le scarpe te le devo portare, da mangiare te lo devo dare, ecco. Scusa questo modo un po' brutale, ma... Più si parla semplice, più, sì, e più, ci, capi- molto semplice, e più sì. ci capiamo. Sì. Una domanda che forse può essere anche una provocazione. Anche in questa occasione, in questa festa del 25 aprile, alla tradizionale cerimonia per la liberazione vengono associate delle iniziative politiche molto legate all'attualità. Si è fatto riferimento per esempio a valori della Costituzione messi sotto attacco dal governo, con riferimento al lavoro, alla scuola, alla sanità. Così facendo però non si corre il rischio di, se non confondere le idee magari a chi non abbia in chiaro cosa significa la liberazione, di fare un po', diciamo così, non è un bel termine, un mischione, e anche poi di sminuire il valore stesso della liberazione, perché è vero che il lavoro, tanto per fare un esempio, l'occupazione, la situazione è drammatica, però fare un paragone con il governo attuale, ma anche no, ai tempi di Berlusconi accadeva, con quello che c'era ai tempi del regime fascista, insomma, no. Non è un po' ardito e rischioso? No, non, precisiamo, il 25 aprile deve essere una data che unisce e che non divide, tant'è che io ho sottolineato positivamente il fatto che il Partito Democratico aderisce e parteciperà con le proprie bandiere, ed è evidente che parliamo del partito il cui segretario è il Presidente del Consiglio. Quindi, e non ci saranno nel 25 aprile slogan, parole, attacchi nei confronti del governo né di Renzi, perché appunto quella è una data che deve unire. Poi è evidente che quando parliamo del 25 aprile dobbiamo parlare di quello che il 25 aprile, in termini anche di spartiacque, di fine dell'esperienza della dittatura fascista, ha determinato a partire dall'atto più importante, la Costituente, e quindi poi la Carta Costituzionale italiana. E su quei temi che in termini pratici, volendo non solo celebrare, ma volendo anche, come dire, utilizzare l'impegno, gli sforzi, il sangue degli italiani e dei partigiani, fatto non solo per la libertà, ma per darci un paese che avesse alcuni diritti, il diritto al lavoro, il diritto dei lavoratori, il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità, tutti i diritti che per una somma di ragioni, non tutti ascrivibili alle iniziative che oggi fa questo governo, per la crisi, per effetto delle politiche dei governi precedenti, per tante ragioni, sono diritti assolutamente menomati. Io credo che quindi intanto stiamo in piazza insieme perché festeggiamo la riconquista della democrazia e delle libertà, sono assolutamente d'accordo con te che un conto è discutere in una condizione democratica, un conto è discutere, anzi non discutere, rispetto ad un regime, però non basta la democrazia e la libertà nominale, quella democrazia e quella libertà debbono essere sostanziate e non possono che sostanziarsi rispetto a quanto i padri costituenti scrissero, e io credo che questo sia un esercizio importante che possa anche mettere in discussione qualche certezza di troppo di chi pensa che l'importante è innovare, perché se innovare significa rottamare quei valori e quei principi si sta andando in una direzione sbagliata, quindi non c'è un tema, no, non faremo un 25 aprile contro Renzi o contro il governo, per intenderci, sarebbe anche in contraddizione con la presenza appunto di bandiere del partito, del Presidente del Consiglio, però credo che siano argomenti, siano questioni che anche in questa città, come nel resto della nazione, debbano essere affrontate e discusse, anche perché questo tema della partecipazione alle scelte politiche della nazione è il tema dei temi. Il 5 maggio, per la prima volta, sciopereranno insieme tutte quante le organizzazioni sindacali, da quelle, diciamo così, di estrema sinistra a quella di estrema destra, gli studenti, il mondo della scuola,
ma essenzialmente, al di là del merito e del contenuto che io non condivido delle riforme in atto, ma essenzialmente perché non c'è stato alcun tipo di coinvolgimento, di discussione, di confronto, cioè tu stai mettendo le mani sulla scuola e non parli con gli attori che animano la scuola, i professori, i docenti, gli stessi presidi, gli studenti, eccetera. Quindi, come dire, fa venire in meno uno di quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione, quelli della partecipazione democratica nelle scelte che poi spettano ovviamente ad un governo ed un Parlamento. Però, ripeto, su questo c'è molto da discutere, molto da ragionare, oltre al 25 aprile, che, ripeto, la terremo bassa, nessuno di noi dirà cose né contro il Presidente del Consiglio, né, c'è il primo maggio vicino, né contro il governo, poi magari il primo maggio. Una battuta solo rispetto alle cose che diceva prima Roberto e che condivido tutte pienamente, sulla vicenda della caserma De Carolis e comunque sull'accoglienza del territorio di Civitavecchia e del fare come territorio la nostra parte, non è dato a nessuno, non nel mio cortile. Bisognerebbe spiegarla ai lampedusani piuttosto che alla gente di Pozzallo, a chi veramente sta in frontiera, nessuno è dato. Poi è chiaro che insiste una latitanza e perfino una scorrettezza dell'Europa nei confronti della nostra nazione, ed un'incapacità forse della nostra nazione di far valere di più alcune questioni. Ma il tema però credo che sia, nel caso di specie, chiedere il prima possibile l'apertura, questo cercheremo di farlo anche come organizzazioni sindacali, di un tavolo direttamente con la prefettura, perché il tema, ha ragione Roberto, riguarda l'impatto sociale, il come tu le cose le fai, non è la quantità dei migranti che vengono sul territorio, ma come li collochi. Sicuramente è sbagliato immaginare a mega strutture, bisognerebbe modello Toscana, senza andare molto lontano, che è quello del diffuso, di piccoli gruppi diffusi nel territorio, che non creano allarme sociale e che sono più facilmente integrabili. Poi a qualche stupido che continua a dire che ritornassero tutti a casa loro, due dati soltanto: se domani mattina tutti gli immigrati regolari riandassero a casa loro, noi avremmo alcune questioni molto semplici: la bancarotta dell'INPS, perché oggi la previdenza si regge essenzialmente sui contributi anche degli immigrati, perché nel rapporto popolazione anziana, quindi non più in età di lavoro, e quanti lavorano oggi, se vanno via tutti quanti gli immigrati, avremmo la catastrofe da un punto di vista anche di tenuta del sistema previdenziale, e avremmo la catastrofe e del sistema sociale. Ci abbiamo pensato alle badanti o badanti, nel 90% dei casi comunitari o extracomunitari, comunque immigrati. Abbiamo pensato all'edilizia, oggi più del 50% dei lavoratori edili sono immigrati, cioè se domani mattina tornassero tutti quanti a casa, immaginiamo quali sarebbero i problemi per gli anziani, per i non autosufficienti, per tutti quelli che su quelle persone, su quegli immigrati stanno basando la loro vita. Allora, prima di dire stupidaggini, e purtroppo che lo dicono anche dei politici ad alto livello, veramente, veramente fa pensare, prima di dire stupidaggini bisognerebbe pensare a quel che si dice. E poi ricordiamoci sempre che noi siamo stati un popolo, prima che oggi, che ospita i migranti, siamo stati un popolo che ha esportato molta immigrazione, e a chi dice però noi eravamo lavoratori, questi no, forse nella percentuale noi siamo riusciti a esportare non la piccola criminalità, noi siamo riusciti ad esportare la mafia, no? Quindi attenzione quando diciamo di queste cose. Tra l'altro oggi, se parliamo solo di immigrazione regolare, noi abbiamo perfino negli ultimi 3-4 anni un saldo passivo, cioè sono più gli italiani, purtroppo con la crisi, con la condizione, che stanno andando all'estero che gli stranieri entrano regolarmente in Italia. Poi abbiamo un tema che oggi, un tema di grande attualità, che non c'entra niente con
l'immigrazione così come uno lo immagina, faccio una scelta, vado in un altro paese, ma qui è gente che sta scappando dalle guerre per non essere ucciso, per non essere ammazzato. Che spera anche di fare una sola tappa per l'Italia, perché in Italia ci vuole restare nessuno. E infatti, ma tra l'altro insomma gente che si mette su quelle baracche sapendo che corre dei rischi anche di morire in mare, e lo fa perché è disperato, perché non ha altra scelta, e su quello appunto, ripartendo dalla nostra Costituzione, dobbiamo in qualche maniera fare quanto un paese normale, civile, deve fare, e magari pretendere però anche gli altri paesi europei facciano la loro parte. Sì, Francesco, vedi, io sono d'accordo con te sulla parola del miscuglio di cose che noi mettiamo insieme al 25 aprile, rischiando di confondere, che è assolutamente vero. Come pure c'è il rischio che ciascuno magari tiri un po' il 25 aprile per la sua vicenda specifica. Conoscendo questo rischio, però vorrei precisare, ecco, almeno per la nostra parte, Cesare ha raccontato che la giornata del 25 aprile di Civitavecchia sarà celebrata da varie organizzazioni messe insieme, quindi ciascuno farà un po' il suo pezzo. Noi ci portiamo come arci questo dell'accoglienza, che se è vero che è contingente, perché oggi abbiamo questa esplosione, questa diaspora di profughi. Apro un'altra parentesi, mi permetti, perché sì. C'è un allarmismo veramente che sembra costruito a tavolino, da qualche tavolo oscuro, qualche grande vecchio. I profughi in questo momento sono 55 milioni in tutto il mondo. Quelli che sono arrivati in Italia sono almeno 100.000, quindi nulla rispetto al mare magnum, e 55 milioni di profughi significa che siamo ormai in un mondo in guerra, completamente in guerra. Quindi è bene che, anziché creare allarmi in Italia, creiamo invece la preoccupazione della guerra. Oggi il mondo è in guerra e noi non facciamo finta di non accorgere. I nostri governanti vogliono risolvere una crisi, magari facendoci ritornare alla stessa società di prima, consumistica, no? Tutto questo passa attraverso un qualcosa che è una guerra che è molto molto più sanguinosa di quella che è stata la guerra mondiale di 70 anni fa. Questa cosa si dimentica. Allora un legame tra il 25 aprile e questo tema c'è. C'è una parola che oggi fa paura, soltanto citarla. E non è una polemica verso il governo, verso bombardamento. È stata usata la parola bombardamento, che è una parola che dovrebbe essere vietata nel nostro linguaggio di italiani che siamo stati bombardati, dall'altro. Immaginando che questo fenomeno della diaspora e del tentativo di venire qui in Italia possa essere fermato bombardando. È vero, si vogliono bombardare i barconi, non sappiamo nemmeno come si farà a farlo. Si parla di cose chirurgiche e così, sappiamo bene cosa vogliono dire i bombardamenti chirurgici. Bombe intelligenti, bomba è una parola che va abolita. Allora il 25 aprile fa ricordare a tutti quanti noi che bisogna abolire la parola guerra. Il mondo è in guerra, spingiamo l'Italia perché faccia una politica di pace attiva, che riguarda poi più direttamente, torno al tema, la vicenda dei profughi che ci fa tanta paura, ci fa riflettere poco sui motivi per cui questi scappano, ma ci fa riflettere altrettanto poco di come stanno vivendo questi milioni di persone che hanno questa qualifica, mettiamola così, hanno questa condizione di essere esuli o profughi. Qualche documentarista se ne vedono, magari in televisione durante la notte, non spesso, qualche flash nei TG, ma sono condizioni spaventose. A questo proposito io ti voglio invitare, voglio proporti addirittura, noi abbiamo in questo momento la gestione di circa 35 persone rifugiate che stanno dentro questo progetto, che tra l'altro è un progetto d'eccellenza anche in Europa, che si chiama un progetto SPRAR, che coinvolge circa 25.000 profughi in Italia, con quella modalità che dicevo prima, e a farti sentire le loro storie, ma non per crearti pietismo, raccapriccio o altro, con quanta tra l'altro dignità raccontano come gli hanno ucciso la moglie, i figli, i genitori, no? Ripeto, ma non per evocare un facile pietismo o raccapriccio, ma per far toccare con mano quali sono le situazioni da cui questi scappano, le odissee che hanno passato, il deserto, gli stupri, tutto. Ecco, noi abbiamo paura di queste persone e sono convinto che i civitavecchesi non avrebbero paura se conoscono anche questo aspetto, oltre quello di come un'accoglienza può essere addirittura un livello maggiore di civiltà nostra. Ecco, ci fa ridurre un po' di quell'egoismo che spesso poi diventa consumismo bieco, spesso anche distruttivo, no?
abbiamo, vabbè, non voglio adesso andare troppo oltre, citando i nostri 38% di bambini obesi rispetto a una fame che diventa anche qui un po', scusa. Poi, raccolgo l'invito, mi fa anche molto piacere, certo, poi lo, certo, approfondiamo. Io per il momento vi ringrazio, Cesare Gagliazza della CGIL e Roberto Sansolini dell'Arci, ricordo a chi ci sta seguendo l'appuntamento per sabato 25 aprile, per domani alle 10 il corteo partirà dal comune, piazzale del Pincio, e poi attraverserà le vie di cittadine per arrivare al Parco della Resistenza. Se il tempo, insomma, sarà clemente, sarà anche una bella passeggiata, perché poi non è c'è anche la banda. Mi permetti che lo citiamo tra i soggetti partecipanti, perché sì, partecipa all'Unione Musicale Civitavecchiese, sì, con la propria banda, è una forma anche quella di un loro modo di essere presente, quindi pregherei di citarlo, me ne scuso. È stato giusto sottolineare. Ecco, è stato, sì, giusto sottolineare. Allora, grazie. Abbiamo invitato, ma non viene la banda soltanto, scusa, certo, per la mia, certo, precisazione, certo, ma viene, certo, l'associazione Unione Musicale Civile e Chiesa, che vuole stimolare anche loro l'adesione a questa iniziativa, con le loro ovvie armi. Un 25 aprile che unisce anche nella musica. Anche musicalmente. Musicalmente. Di nuovo, grazie a Cesare Gagliazza, a Roberto Sansolini. Grazie anche a voi per averci seguito, lo ricordo, adesso non finisce qui questa puntata, perché ci sarà un interessante speciale, una serie di interviste realizzate da Serena Serrani all'Istituto Superiore Marconi, per sapere, insomma, qual è la percezione che hanno i giovani, gli studenti di questa festa della Liberazione, che lo ricordiamo quest'anno celebra il 70° anniversario. E poi a seguire un altro speciale a cura di Silvio Serangeli, un viaggio negli archivi di Telecivitavecchia, che poi significa anche un viaggio nella memoria di Civitavecchia. Quindi non cambiate canale, perché continua questo speciale dedicato alla Liberazione. Grazie e appuntamento, chiedo scusa, non alla prossima settimana, non al primo maggio, ma al venerdì successivo, che è l'8 maggio, con diritto di replica. Buonasera. Anni della Liberazione italiana, avete preparato qualcosa? Sì, noi siamo stati contattati da Rai 3 tramite una mia collega, la professoressa Valdi, e quindi siamo stati chiamati in 24 ore a produrre un video sulla resistenza nel nostro territorio a Civitavecchia, un video di 30 secondi, poi siamo riusciti ad arrivare a 50 secondi. E nonostante l'improvvisazione abbiamo fatto delle ricerche negli archivi storici, nell'AMPI, una ragazza per tutto il pomeriggio ci ha fatto ricerche, CGL, biblioteca, eccetera, e quindi siamo poi arrivati a mettere insieme il lavoro con il sottofondo e la poesia di Italo Calvino, Oltre il ponte, musicata, e il messaggio molto bello che è uscito fuori dai ragazzi è che forse la vera liberazione è liberarci dall'indifferenza, e il titolo è L'autunno delle nostre coscienze. Quanti ragazzi hanno partecipato a questa iniziativa? Inizialmente tutti, perché siamo stati chiamati alle ore 14 del pomeriggio, quindi tramite internet è stato bellissimo, perché le due quinte, io quest'anno ho due quinte, insegno italiano e storia, si sono messi in contatto, perché inizialmente dovevamo raccogliere delle testimonianze, ma è stato impossibile. E quindi poi l'indomani ugualmente abbiamo lavorato durante le mie ore, perché sono due quinte impegnate nei loro lavori, e nel pomeriggio dalle 3 fino alle 7:30. E altra domanda, ma il programma scolastico ministeriale copre questa parte di storia, oppure si fa fatica ad arrivarci? Il programma assolutamente sì, e lo comprende, tanto più questi ultimi programmi, le indicazioni generali che abbiamo attualmente, dovremmo arrivare proprio ai nostri giorni. E, come dire, ultimamente, qualche anno fa, c'è stata tutta una polemica se inserire o meno la resistenza. E io con le mie classi l'ho affrontata, abbiamo terminato la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto le luci e le ombre della resistenza, e poi soprattutto sottolineato, abbiamo visto questo aspetto bellissimo delle tutte le ideologie politiche che si uniscono, no? Che portano poi all'unità, quindi alla nostra Repubblica e alla nostra stessa Costituzione, che è il frutto della resistenza. Lei è riuscita a portare, diciamo, avanti il programma, ma c'è difficoltà nella scuola ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale nel programma scolastico, oppure si può fare in maniera molto tranquilla?
La difficoltà dipende se non abbiamo una continuità didattica, se questa continuità è possibile, se la classe risponde, poi bisogna anche rispettare i tempi, i ritmi della classe, è possibile questo, e soprattutto bisogna tenerci, ecco, perché sono momenti fondamentali della didattica. Che idea ti sei fatta della Resistenza italiana e del 25 aprile? Tutti gli italiani che hanno combattuto, cioè sono tutti gli italiani che hanno combattuto insieme contro un nemico comune, quindi per la prima volta vediamo come, anzi per le poche volte come è successo in Italia, c'è stato un sentimento di unione, quello che noi sentiamo soltanto ai mondiali praticamente, quindi è stato molto significativo per me anche studiarlo, sentire magari leggere dei vecchi reperti comunque, e vedere che siamo stati tutti uniti e che ci sentivamo tutti fratelli, indipendentemente da nord, sud, centro, e quindi è stato bello e sarebbe bello anche ritornare a quel sentimento di unione che ormai non c'è più e che Valentina per esempio ha specificato bene. E naturalmente quest'anno sono i 70 anni da questo momento storico così importante. Avresti preferito che ad esempio l'amministrazione comunale avesse fatto una festa magari un pochino più sontuosa per questo, comunque avesse fatto qualcosa? Beh certo, però più che festa un ricordo, perché comunque c'è stato un grosso sacrificio di tante vite per quello che ormai sta, diciamo, andando a rotoli, se si può usare questo termine, perché vediamo come l'Italia si sta dividendo piano piano anche per un fattore di crisi, ma anche ormai i politici che non ci rappresentano più, e è come aver buttato tutti quei sacrifici, tutte quelle vite più che altro, e quindi sì, magari un ricordo, ecco, un ricordo più vivo. Ad esempio come? Beh, forse qualcosa di meno classico, perché alla fine quasi tutte le manifestazioni si articolano in questo modo, però dato che tra virgolette abbiamo avuto la fortuna di avere proprio la Resistenza anche a Civitavecchia, a Tolfa, forse proprio sottolineando il percorso che hanno fatto, comunque vediamo anche come le vie sono state intitolate, cioè hanno preso i nomi di questi diciamo martiri per l'Italia, e quindi sarebbe stato bello se avessero sottolineato proprio il loro percorso, le varie fasi, comunque se c'è ancora qualche casa dove si sono riuniti, dove sono stati nascosti, questo sarebbe stato bello. Che idea ti sei fatta della Resistenza italiana? Beh, comunque mi è fatto piacere studiare questo argomento, perché fa parte comunque della nostra storia, fa piacere sapere che dei nostri antenati hanno combattuto per la nostra libertà, per liberarci comunque dal nemico. Ti sei documentata anche da sola, oltre ad aver studiato in classe questo periodo storico? Sì, abbastanza, comunque abbiamo approfondito su internet, abbiamo cercato delle immagini proprio inerenti al nostro territorio, a Civitavecchia, a Tolfa, ma anche a Lumiere, e sempre comunque col supporto della professoressa, e poi comunque abbiamo approfondito maggiormente grazie a questa opportunità del video che abbiamo fatto noi stessi comunque. Parlatemi un po' di questo video, so che l'hai fatto insieme ad altri membri della tua classe, non solo della tua classe ma anche dell'altra quinta. Quindi spiegaci un po' quali sono state le fasi di questo video. Sì, allora praticamente inizialmente abbiamo cercato appunto queste immagini inerenti alla Resistenza del nostro territorio, quindi Civitavecchia, Tolfa e Lumiere. Successivamente abbiamo cercato, grazie comunque a degli archivi storici, delle cronologie storiche, proprio delle date fondamentali, e successivamente abbiamo anche cercato delle canzoni da sottofondo, abbiamo trovato proprio delle canzoni che venivano cantate dai partigiani, che però sono state, diciamo, remixate, se così si può dire, recentemente da un gruppo di Modena, se non sbaglio, quindi abbiamo tagliato ovviamente le parti superflue e l'abbiamo messo come sottofondo, e poi alla fine abbiamo diciamo fatto una specie di appello a tutte le persone, quindi il messaggio, la morale principale del video era di combattere contro l'indifferenza del popolo, l'indifferenza che purtroppo colpisce ognuno di noi attualmente. E domanda di rito, avresti preferito qualcosa di diverso dalla classica corona d'alloro e il suono della banda per questi 70 anni? Ma non saprei, io sono abbastanza tradizionale, quindi va bene così. Comunque fare, diciamo, questo progetto, presentare questo video, documentarsi, ha rappresentato comunque per noi ragazzi l'opportunità di conoscere, non in modo scolastico, ma in modo
diciamo, sotto un lato più coscienzioso la vicenda, e quindi ci siamo avvicinati molto di più. Io personalmente mi sono sentita molto più vicina di quanto potessi mai pensare rispetto a prima del progetto. Comunque abbiamo insieme alla professoressa ricercato documenti anche sull'archivio storico dell'ANPI, quindi è stata una ricerca abbastanza approfondita, anche se in un tempo comunque molto limitato. Credo che la Resistenza sia stato un momento fondamentale per l'Italia, cioè è stata la rinascita, è stato un nuovo inizio per l'Italia, ma il sentimento che c'è stato in quel momento si è spento subito. Quindi adesso come adesso credo che la vera resistenza dovrebbe essere fatta da noi stessi e quindi contro noi stessi, in quanto adesso viviamo in un periodo di completa indifferenza politica, sociale, quindi non ci sentiamo più impegnati, non siamo più mossi da un sentimento comune e quindi forse i veri nemici siamo noi stessi, ecco. Se possiamo definire il 25 aprile come la primavera dei popoli, adesso come adesso stiamo vivendo l'autunno delle nostre coscienze. E altra domanda, avresti preferito qualcosa di diverso per i 70 anni? Credo che Civitavecchia comunque non sia stata, non abbia avuto questo sentimento così patriottico nei confronti della Resistenza, quindi magari onorare questa giornata in modo eccessivo sarebbe stato anche forse incoerente. E quindi che idea ti sei fatta della Resistenza italiana? Comunque è stato interessante approfondire l'argomento, è stato interessante anche il fatto di raccogliere testimonianze magari dagli ultimi partigiani rimasti, perché ho sentito racconti di storie e quindi per me sarebbe stato più importante magari dare più rilevanza anche a questo, perché spesso ci fermiamo solo a livello scolastico e quindi nozionistico delle informazioni, e magari raccogliendo la testimonianza diretta o tramandata nelle varie generazioni si può, diciamo, ci si può interessare di più alla storia e quindi sentirsi quasi partecipi, perché comunque i partigiani o i ragazzi mandati al fronte avevano più o meno la nostra età, quindi è un'esperienza che potrebbe capitare magari anche a noi, è molto diretta. E rispetto a questi 70 anni avresti preferito qualche celebrazione in più o va bene così? Magari non dovrebbe essere solamente ricordata con la classica corona d'alloro o comunque in modo così semplice, perché sembrerebbe una ricorrenza di rito, insomma, non partecipa la cittadina intera. Magari raccogliendo molte più persone, quindi più partecipazione e più interesse sia da parte di noi ragazzi che comunque stiamo studiando adesso l'argomento, ma anche di persone magari più grandi che non si sono mai avvicinate a questo fatto, magari renderle più coinvolte. Che idea ti sei fatto della Resistenza italiana? Beh, comunque, sinceramente parlando, alle medie non avevo studiato tanto bene questo argomento, perché comunque si è ad esempio in clima d'esami, quindi è molto sbrigativo, e comunque ho sentito questa mancanza e in effetti non partecipo raramente alla manifestazione il 25, però da quest'anno ho capito comunque l'importanza di questa ricorrenza e il motivo che mi ha spinto comunque a fare questo lavoro è stato l'aver ascoltato le storie dei miei nonni o dei nonni dei miei amici, e comunque sentire quella voglia di rendere omaggio alle persone che magari sono state dimenticate e che hanno fatto invece veramente tanto per noi, comunque che sono rimasti anonimi. Quindi più che per un progetto puramente scolastico, il mio era la volontà di rendere omaggio a queste persone, perché comunque magari ce ne sono tanti famosi perché comunque lo facevano ufficialmente, ma ce n'erano anche tanti che avendo paura comunque lo facevano in maniera anonima, comunque non hanno ricevuto secondo me la gloria che meritavano, che magari neanche cercavano però. E pensi che questi 70 anni vadano ricordati con la classica corona d'alloro o con qualcosa di più? Secondo me, visto che comunque è una tradizione, andrebbe perpetrata, nel senso che non è tanto il simbolo che si fa, ad esempio la corona, ma più la partecipazione intorno che manca. Quindi, cominciando da me, quindi invece che magari cambiare il modo, magari cambiare il modo in cui si invitano a partecipare tutti i cittadini, e secondo me sarebbe anche appunto giusto ricordare, dare spazio a delle testimonianze,
delle persone, di tutti i cittadini, non solo sempre i soliti nomi che comunque hanno reso sempre un grande servizio, però che va comunque a sminuire il lavoro di tanti altri che non hanno ricevuto ciò che meritavano. Io ho partecipato al progetto con le professoresse che ci avevano proposto, è comunque una rivoluzione abbastanza, cioè sono abbastanza favorevole a questa rivoluzione e niente, come ha detto anche il compagno prima, è una cosa positiva che c'è stata, perché tutti comunque erano uniti da un'idea di fratellanza, di lottare per la patria comunque. 70 anni da questa ricorrenza, che cosa pensi? Bisognava fare qualcosa di più pomposo o vanno bene anche le classiche, diciamo, dimostrazioni? Ma per quello che c'è stato qui nella zona va anche bene quello che si fa. Si poteva fare naturalmente di più, però cioè, quello che c'è va bene. Ecco, un altro. Invece tu che idea ti sei fatto della Resistenza? La Resistenza è stata un organo necessario alla liberazione appunto dell'Italia, perché gli alleati, sappiamo, c'erano gli alleati, hanno sbarcato in Sicilia e hanno dato il loro contributo, ma senza una vera opposizione del popolo italiano non sarebbero arrivati poi così lontano. E, sì, è stato un movimento molto molto giusto. E pensi che in questi 70 anni dalla liberazione appunto si sarebbe dovuto celebrare in maniera diversa? Ma io sono stato l'anno scorso a Reggio Emilia per il 25 aprile e ho visto appunto i festeggiamenti che c'erano su al nord. Sono stati invitati le associazioni partigiane, è stata depositata la corona d'alloro e c'era anche una rievocazione appunto storica del periodo. C'erano mezzi Fiat del Nord Africa, c'erano degli mezzi appunto usati dagli alleati ed è stato naturalmente a nord si sente di più questa festa, si sente di più, infatti c'era la Repubblica lì di Salò, quindi si sente un po' di più la liberazione. Come ha detto prima il mio compagno, è giusto che qui che si è sentita un po' meno, è giusto ciò che le onorificenze con la corona d'alloro e appunto tutte le onorificenze che faranno. Però voi avete fatto un lavoro dove in realtà si è visto che anche Civitavecchia, Lumiere e Tolfa si sono impegnati affinché la Resistenza continuasse. Certo, il loro lavoro qui l'hanno fatto ed è stato appunto un buon lavoro perché appunto con lo sbarco di Anzio hanno aiutato a liberare appunto Roma, il centro del potere italiano, che penso fosse l'obiettivo più importante da prendersi per risvegliare la coscienza nazionale. Quindi tu magari pensi che il festeggiamento più grande va fatto a Roma? Ma anche, perché come al nord è giusto che, perché sappiamo, abbiamo studiato che il CLN è nato principalmente a nord e poi si è esteso a tutta Italia, al nord viene un po' più sentito, però Roma, il centro del potere italiano, il centro dell'unità, penso che sia. Forse era meglio una bella giornata a Roma tutti quanti insieme. Piazza del Popolo, insomma. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte. Che idea ti sei fatto della Resistenza italiana? Che questo movimento secondo me è stato molto importante per comunque togliere i tedeschi e togliere la minaccia che stava incombendo e quindi sono fatto un'idea positiva su questo lavoro e su questa rivoluzione che è avvenuta in Italia per la liberazione. E con la professoressa siamo andati all'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, per cercare i documenti e per cercare tutto ciò che era possibile trovare per documentare il lavoro che stiamo facendo nel nostro piccolo, comunque in quella che è stata la liberazione di Civitavecchia, Lumiere e Tolfa, ciò che ci riguarda più da vicino, insomma. E quindi è stato un progetto interessante fatto con la professoressa. Allora, io credo che sia stato essenziale perché comunque cioè, era un momento in cui appunto c'era la dittatura, il fascismo, e bisogna lottare per raggiungere appunto i propri obiettivi e perciò liberarsi da queste forme di oppressione.
E perciò secondo me è stata essenziale e credo che però i festeggiamenti dovrebbero essere più grandi, perché appunto, cioè, in prima cosa bisogna prendere consapevolezza, e se ci si nel giorno preciso ci si ritroverebbe tutti insieme magari a parlarne, a confrontarsi con le idee, sicuramente appunto tutti gli studenti, anche i giovani, noi stessi prenderemmo più consapevolezza. Quindi tu lamenti, diciamo, una mancanza di consapevolezza appunto dei giovani e magari anche dei meno giovani che non partecipano alle ricorrenze? Sì, secondo me sì, perché comunque spesso ne parliamo ma neanche sappiamo di che cosa parliamo, ecco. E per esempio io ne sono venuta a conoscenza anche tramite la mia famiglia, perché appunto avevo la mia bisnonna che ha partecipato proprio alla Resistenza e... Per questo, però, ecco, cioè, anche da parte della scuola, secondo me, ci vorrebbe più impegno. Quindi hai colto favorevolmente il progetto che vi è stato proposto di fare su questo periodo storico? Sì, sì, ho accolto con molto piacere, perché appunto penso che è anche un momento per stare insieme e per confrontarsi su dei temi che sono essenziali al giorno d'oggi. La Resistenza, ancora, e poi a Civita Vecchia. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte.